Cari amici, buon pomeriggio e buon pranzo in questo martedì 29 settembre 2020. E da un minuto sono passate le 13:30, da un minuto. Allora, voglio fare quest'oggi anche un secondo video dedicato alla recensione di Raw, ma penso che questa settimana dedicherò per quanto riguarda la WWE sia Raw che ad NXT che a SmackDown dei video recensione. Nella puntata post pay-per-view di ieri, mi sfugge, vabbè, insomma, nel pay-per-view di ieri, ora mi sfugge il nome, Clash of Champions, ecco, me ne stavo dimenticando. Allora, secondo me è stata una puntata bellissima, aperta dalle leggende che si sono rifatte al cospetto di Randy Orton, e poi le leggende hanno accolto in onore di gloria il campione WWE Drew McIntyre, che ovviamente per parlare si è presentato, diciamo, vestito, quindi non in tenuta da ring, anche se poi nella stessa puntata della notte passata ha combattuto in una Open Challenge per il titolo WWE. Allora, Asuka se l'è vista di nuovo in un rematch titolato contro Zelina Vega, e come il pay-per-view Clash of Champions ha avuto la meglio. A questo punto io dico, proviamo a proporre una degna avversaria ad Asuka. Certo, non abbiamo Becky Lynch, Charlotte, e chissà però che Charlotte non possa rientrare, speriamo, speriamo. Allora, poi per quanto riguarda Andrade, cioè Zelina dice ad Andrade che lei è il pezzo forte per quanto riguarda il duo Andrade e Garza. Però Andrade dice a Zelina: guarda che tu hai fatto già due match per conquistare il titolo femminile di Raw e hai perso entrambe le volte, quindi oltre che lei in pratica vuol dire è scarsa, secondo Andrade, ma l'anello debole del duo è Angel Garza. Poi lo stesso Andrade che riceve una sorpresa poco elegante, ovvero un match contro il forzuto e robusto Keith Lee che vince in poco tempo. Poi per quanto riguarda il titolo 24/7 c'è un batti e ribatti come ogni Raw e come ogni pay per view. Per esempio Akira Tozawa vince prima il titolo su R-Truth, poi un ninja lo vince a sua volta, il ninja è Drew Gulak. Gulak si distrae e viene sconfitto con un roll up da R-Truth che riconquista la cintura. Poi ci sarà in seguito un triple threat tra Tozawa, Drew Gulak e R-Truth. Intanto le leggende Big Show, Christian, Ric Flair e Shawn Michaels giocano a poker nel backstage. Poi c'è il talk show di Jerry the King Lawler che dà il benvenuto alla famiglia Mysterio. Famiglia Mysterio che però, grazie anche al contributo di Seth Rollins, si sta disgregando piano piano perché sembra che ci sia del tenero, così come ha dimostrato in questa puntata di Raw Seth Rollins, tra Aaliyah e Buddy Murphy, il che ovviamente porta disperazione in Re Mysterio, la madre,
lo stesso Dominic Mysterio. Sta di fatto che poi si affronteranno più tardi nella puntata Dominic Mysterio e Buddy Murphy. Ma per quanto riguarda i match, bisogna notare come Mandy Rose e Dana Brooke, oltre ad aver battuto Natalya e Lana, sembra che siano già belle pronte per affrontare le campionesse Nia Jax e Shayna Baszler, tenute fuori da Clash of Champions per motivi precauzionali, come anche successo in questa puntata di Raw per la Retribution, che non si è fatta vedere, però diciamo è stato fatto così un video di recap. Poi Kevin Owens batte per squalifica Aleister Black, perché in pratica Aleister Black ad un certo punto, magari anche un po' arrabbiato, senza farlo apposta, colpisce l'arbitro e il direttore di gara giustamente dà la vittoria per squalifica a Kevin Owens. Intanto al backstage le Art Business litigano con Ali. Parte la rissa, ma intervengono in favore di Mustafa, Apollo Crews e Ricochet, che poi si sfideranno in un Six Man Tag Team match. Poi ecco, veniamo appunto al Triple Threat match per il titolo 24/7. R-Truth contro Akira Tozawa contro Drew Gulak. Vince R-Truth. E poi, appunto, come ho detto prima, vengono intervistate la Brooke e Mandy e si dicono pronte per i titoli di coppia femminile. Buddy Murphy, Dominic Mysterio. Murphy vince anche grazie ad una distrazione di sua sorella, di Aaliyah. Aaliyah che poi dà uno schiaffo in faccia al fratello, a Dominic Mysterio. Intanto per l'Open Challenge, Ziggler, che in compagnia di Adam Pearce, dice che questa sera ci sarà un degno avversario per il campione WWE Drew McIntyre. Poi gli Art Business contro Ricochet, Mustafa Ali, Apollo Crews. E durante il match, credo nelle fasi iniziali, ad un certo punto le luci sembrano andare via, compare invece dei fan via Zoom l'è scritta Retribution, ma poi comunque il match riprende, continua e vede la vittoria di Mustafa Ali, Ricochet, Apollo Crews, grazie al conteggio vincente di Ali su MVP con il suo 45 Splash. Poi devo dire questo, cari amici, Drew McIntyre, cioè voi capite, non è semplice esibirsi come uno come Drew McIntyre della sua stazza, alto quasi 2 metri, perché l'Ambulance Match, come ho detto già ieri, è stato straordinario. Poi contro il rientrante, la bella sorpresa, Robert Roode, come volete, Bobby Roode, Drew McIntyre ha sofferto parecchio, anche perché sappiamo laddove veleggia Dolph Ziggler ci può essere qualche inganno dietro l'angolo, ma nonostante tutto Drew McIntyre ha la meglio. E poi secondo me tutto quello che racchiude quello che è stato l'Ambulance Match. Partiamo da quello che ho detto all'inizio, perché all'inizio puntata si sono presentate le leggende Ric Flair, Big Show, Shawn Michaels, Christian, che poi per tutta la puntata se la sono spassata a ridere, a scherzare, a giocare a poker nel backstage. Ma un Randy Orton abbastanza furbo e soprattutto in vena di vendicarsi, ovviamente in chiave narrativa, si presenta con questi occhialini a raggi infrarossi e
E attacca, quindi le leggende nel backstage che stavano giocando a poker. Ovviamente, quando c'è l'attacco con la sedia, il filmato viene oscurato. Ma poi, proprio negli ultimi secondi di puntata, l'immagine la vediamo bella chiara, accesa. Con il fatto che tutte le leggende siano praticamente a terra e quindi i tavoli, insomma, è stato fatto. Randy Orton ha fatto piazza pulita di tutto e di tutti. Ora però io dico, ci lasciamo con un punto interrogativo. Quindi a questo punto, Randy Orton, a parte ovviamente che si è vendicato dalle leggende, potrà andare nuovamente contro Drew McIntyre a Hell in a Cell, che ne so, magari nella cella invernale. Questo ovviamente potremmo cercare di scoprirlo ovviamente lunedì prossimo, dove penso magari almeno uno o due match dovrebbero essere ufficializzati per Hell in a Cell. Ricordo, prossimo pay-per-view dei brand Raw e SmackDown il 25 ottobre, sempre credo al Thunderdome. Poi bisognerà capire se la federazione prolungherà il contratto con l'arena degli Orlando Magic o meno, perché sappiamo a novembre c'è Survivor Series. Però senza dimenticare praticamente che questa domenica ci sarà NXT TakeOver 31, ovviamente poi sabato massimo domenica mattina seguiranno i pronostici, e chiudo definitivamente il video dicendo che mi farebbe piacere, per esempio, vedere Hell in a Cell, una sfida bella decisiva tra con ovviamente il discorso Alia al centro, tra Buddy Murphy e Dominic Mysterio in un candlestick match. Possibile, potrebbe accadere. Comunque, noi ci vediamo per quanto riguarda la WWE tra pochi giorni per NXT. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Ci vediamo ora, è vero, domani per un nuovo video. Ciao a tutti, ciao!